Rossi rientra in pista, riscatta il Pronti. Valido dunque il secondo segnale, ha sbagliato Papas del Pino. Davanti all'ingresso in piegata, c'è intanto in errore nel gruppo anche Palanca, in errore anche Magat, che viene squalificato, anche Ops finisce a tabellone, e allora il gruppo che si va sfilacciando in fila indiana, anche se per corsie esterne c'è Odil, all'avanguardia dei Redelsile, ai suoi fianchi Odil, in terza posizione Orocolato, in quarta rimane il numero 1 Madec. Nair del Sile che fa andatura, 34 i primi 400 metri, gli ultimi 4 dopo gli iniziali 60. Nair del Sile avanti a Odil, risale intanto Piuma dei Venti, all'avanguardia sempre Nair del Sile. Nair del Sile comanda avanti ad Odil, in terza posizione Orocolato, poi quarta all'esterno Piuma dei Venti. Seconda frazione in 31-1. All'avanguardia sempre Nair del Sile, seconda in fuori Piuma dei Venti che scavalca di misura Odil, per corsi esterni anche Leonard Leo, poi Orocolato, quindi Nissa del Ronco avanti a Madec, poi Palanca rimessa. Penultima piegata, fa andatura Nair del Sile, nella sua scia rimane Odil con alato Piuma dei Venti, così agli 800 finali. 1.38.5 per i 1.260 metri, all'avanguardia continua Nair del Sile, seconda all'esterno Piuma dei Venti, terza di dentro rimane Odil, quarto in fuori Leonard Leo, 600 metri al traguardo, non muta la fisionomia della corsa, con Nair del Sile sempre battistrada avanti a Piuma dei Venti che chiude in corda Odil, quarto in fuori Leonard Leo. Lungo l'arco della piegata, dopo la terza frazione in 32-4, il quarto si chiude in 30 netti, prova a migliorare del gruppo Papas del Pino che ha recuperato. Nair del Sile avanti a Piuma dei Venti, tanto sbagli viene squalificato Orocolato, Nair del Sile continua avanti a Leonard Leo, poi c'è in recupero a centropista proprio Leonard Leo, Nair del Sile va a concludere leader da un capo all'altro la giumenta di Besana, per i colori della scuderia Giuli, il treni di Carlo Besana, la guida sempre ispirata e ispirabile del buon Lorenzo, va a concludere.